Bentornati amici con i video del paranormale del sabato. I video che ti mostrerò oggi sono più spaventosi del solito, quindi vi consiglio di mettervi le cuffie per assaporare meglio i filmati che sto per mostrarvi. Detto questo, cominciamo. In un bosco della Russia c'è un cimitero. Questo cimitero è stato soprannominato il cimitero delle streghe. Questo nome gli fu dato proprio perché in quel punto venivano uccise e bruciate vive molte persone ritenute colpevoli di stregoneria. All'epoca tutti coloro che avevano a che fare con la magia venivano ritenuti streghe o stregoni e venivano uccisi. Molti che si sono addentrati dentro questo bosco hanno riferito di aver visto delle strane sagome bianche e delle strane ombre correre in mezzo agli alberi. Il canale Ghost Paranormal si reca sul posto per cercare di catturare con la telecamera una qualche attività paranormale. Arrivati sul posto, si intravedono delle lapidi. Il cacciatore di fantasmi incomincia ad esplorare il luogo. L'uomo si trova davanti a una porta, coperta da cespugli. Deciso ad andare fino in fondo, entra in questa strana porta. La porta sembra portare a una specie di bunker. Arrivato dentro, accende la spirit box per cercare di contattare una qualche entità presente in quel posto. L'uomo non riceve nessuna risposta, ma ad un certo punto dallo strumento si sente uno strano suono. Continuando la sua perlustrazione, l'uomo si trova davanti a una bara. Una volta aperta, la bara mostra uno scheletro con un sacco di farfalle attaccate al suo teschio. A questo punto, l'uomo decide di contattare di nuovo qualche spirito. Ciò che succede farebbe scappare chiunque, anche il più coraggioso. Il coperchio della bara si chiude all'improvviso da solo, come se lo spirito di quella persona avesse detto al Ghost Hunter: vattene e non disturbarmi più. Sempre in tema di cimiteri, un cacciatore di fantasmi sta esplorando questo luogo. Mentre l'uomo si avvicina a una lapide, la telecamera cattura qualcosa di veramente strano. L'immagine è un po' sfocata e non si capisce bene cosa possa essere. Secondo voi cosa potrebbe essere? È un fantasma? O lo scherzo di qualcuno? In quest'ultimo filmato, una donna di nome Katie dichiara di essere perseguitata da delle entità oscure. Un giorno, mentre la donna era in casa sua a sbrigare alcune faccende casalinghe, sente degli strani rumori. A quel punto, prende il suo cellulare e incomincia a filmare tutto. E questo è ciò che ha ripreso. I'm the only one down here. Una delle mensole incomincia a sbattere in modo violento vicino al muro, segno evidente di una manifestazione di poltergeist. Sembrerebbe che la donna sia molto spaventata. Questo lo si capisce dal suo modo di respirare affannato e faticoso. Spero che il video vi siano piaciuti, ragazzi. E spero soprattutto che abbiate capito che a volte, nella vita, ci sono cose che non si vedono, ma esistono. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima.